facciamo e prima me ne vado via, dai! Ti prego, Johnny, non ce la faccio più! Adesso ti sistemo io. Vedrai che dopo starei benissimo, non sentirai più nulla. Prendete tre uomini separati che convivono in un appartamento, aggiungete una portiera follemente innamorata di uno di loro e condite il tutto con un figlio appena diciottenne che viene a sapere che suo padre è gay. Ecco gli ingredienti del nuovo esilarante spettacolo scritto, diretto e interpretato da Roberto D'Alessandro, lo storico componente del gruppo dei Picari. Nico, io pensavo che gli ho fatto un sonno infero. Oh. Un eclatante caso di malasanità, vedi? Esagerato, dormirà un po'. Adesso sai che faccio? Gli faccio il Voltaire, così quando si sveglia non tiene neanche più il dolore. Spostati, non vuol dire, spostati. Oddio. Ah! Mamma mia. Ah! Riflessi annientati. Quando è brutta sta guaglia, guarda qua. Ah! Definito una tragi-sitcom un po' Almodovar e un po' sceneggiata napoletana, Tre uomini e un babà è una commedia brillante che diverte e che porta sul palco 5 attori bravi e talentuosi in una serie di situazioni in cui è impossibile non ridere. Tre uomini e un babà è praticamente uno spaccato della vita di tre casalinghi che vivono insieme, sono tutti e tre divorziati, tutti e tre con figli e hanno delle storie un po' problematiche sia con le mogli che con i figli. Il mio personaggio, che ha lo stesso mio nome, si chiama Nicola, è divorziato dalla moglie, non è più innamorato di sua moglie, anche se lei ancora vorrebbe che ritornasse a casa. Pronto? L'Einaudi? Ah, no, giù l'Einaudi. Ah no, signora, si le passo suo figlio. Lo coniglio, signora, suo figlio! Un attimo che glielo passo! Le passo suo figlio! Io sono un padre gay che ha un figlio di 20 anni e si ritrova questo imbarazzo di doverglielo dire. Sono molto contento di interpretarlo, naturalmente, e è la prima volta che in 25 anni di teatro mi capita di fare un padre in scena, quindi la cosa è molto esaltante. Allora Gianni, ecco, io non so come dirtelo, insomma, è da quando ci conosciamo che te la voglio dire questa cosa, e io adesso non posso più nasconderla. Ecco Gianni, io non lo so, comunque tu a me mi piaci. No, ma pure tu sei simpatica. Mi piace Gianni, mi innamoro perdutamente e pazzamente di lui e alla fine c'è un bel finale, lo scoprirete solo vivendo, cioè veramente solo venendo a teatro. Io nella commedia sono Roberto e ho una lotta per l'affidamento delle mie figlie con mia moglie che si chiama Teresa Gattoni. L'ho scritta e l'ho diretta questa commedia. Sono sceso più nel dettaglio, credo ci sia molta più umanità rispetto allo spettacolo precedente, anche forse si sacrifica qualche risata, anche se si ride comunque tanto, ecco. Fatti trovare abbracciato, insomma, non è che Vabbè, avevamo bevuto e ci siamo addormentati sul divano letto. Vabbè, ma abbracciati, io di Nicola l'ho sempre sospettato, ma di te, insomma, ma è frufru Nicola. No, dicevo, come sai che con sta crisi uno non si può comprare neanche un bastone frufru. Io sono il figlio di Gianni e scopro all'età di 18 anni che mio padre è omosessuale e come tutti i figli che comunque scoprono, cioè come chi scopre una cosa del genere, insomma ci rimane un attimo perché dice com'è possibile mio padre una cosa del genere e decido di non rivolgergli più la parola e prendo questa decisione. Yeah.
Ciao spettacolo che spettacolo. Io spero che verrete a vederci al Teatro Testaccio tutti i giorni fino al 7 giugno. Dal 21 al 12 ottobre apriamo la stagione al Teatro dei Servi. Ciao spettacolo, ciao, che spettacolo. Spettacolo che spettacolo. Ciao.